Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Maurizio Totti, grazie a Gaetano, grazie a tutti coloro che fanno parte di Bridge of Light. E oggi andremo avanti con qualche informazione. Nei giorni scorsi ho ricevuto molte richieste, molte domande da persone che hanno... Sono andato a rivedere le dirette delle scorse volte e sono stato un po' sommerso di domande. Beh, oggi cercherò di dare semplicemente qualche risposta perché sennò non andiamo più avanti. Ora, andiamo a vedere un po', oggi di cosa parleremo. Oggi parleremo di autosabotaggio. Buongiorno Daniela. L'autosabotaggio è qualcosa che purtroppo ognuno di noi mette in atto spesso, ma molto spesso nella propria vita, non solo in ambito lavorativo. Buongiorno Valeria, buongiorno Argo Pippi. Dicevo, l'autosabotaggio è qualcosa che utilizziamo molto spesso, dopo andremo a vedere il motivo per cui lo facciamo. Prima di cominciare però a parlare di autosabotaggio, volevo dare un'ultima, diciamo, risposta, ecco, a quelle persone che Anna mi dice io ti faccio sì. Anna mi chiede se era buono il tiramisù. Sì, era era buonissimo. Dovete sapere che poi questo vicino, da quando c'è il coronavirus è diventato una roba pazzesca, cioè mi ha portato torta, mi ha portato pasticcini, il pane fatto in casa. Quindi meglio di così, naturalmente gratitudine, però tutto molto buono, grazie. Allora, per dare una risposta alle molte domande, ecco, che mi sono arrivate dopo le ultime dirette, come faccio io a realizzare quello che intendo vivere? Ma prima di tutto, avevo detto nelle scorse dirette, buongiorno Sabina, nelle scorse dirette avevo detto cerchiamo di essere più consapevoli di quello che desideriamo vivere, quindi cosa faccio, cosa intendo fare nel mio domani, cosa voglio vivere, quali esperienze voglio fare. Questo è fondamentale, fermarsi per realizzare, o meglio, per diventare più consapevoli di ciò che vogliamo vivere. E come si fa? Molto semplice, più semplice di quello che possiamo pensare. Cioè, prima di sedere a tavola, buongiorno Lina, prima di sedere a tavola, che cosa facciamo? Noi prepariamo la tavola. Oh. Preparare la tavola però cosa vuol dire? Sì, mettiamo giù bicchieri, mettiamo giù tovagliolo e poi, oh, che cosa facciamo? Le posate, che cosa metteremo mai? Quindi mettiamo giù il cucchiaio, mettiamo giù insieme al cucchiaio anche la forchetta? Cosa facciamo? Mangiamo primo e secondo, frutta, dessert? Prima di cominciare a preparare la tavola, diventiamo nel nostro piccolo, diventiamo consapevoli di quello che noi intendiamo mangiare o a pranzo o a cena. Diventare consapevoli di quello che vogliamo, desideriamo mangiare, ci porta a creare qualcosa, a creare un'energia. Allora, un conto è, mi avvicino al frigorifero e dico, boh, che cosa mi offre oggi il mio frigorifero? Non ne ho la più pallida idea, non so nemmeno che caspita voglio mangiare. E allora sì, posso mettere giù una forchetta, posso mettere giù il cucchiaio, il coltello, non so che cosa voglio mangiare, mi va bene tutto quello che mi arriva. Però se io invece divento prima di sedermi a tavola, divento consapevole. Cosa voglio mangiare oggi? Una carbonara? Un aglio, olio e peperoncino?
voglio mangiare una minestra, allora preparo. E quindi sono io che realizzo, sono io che indirizzo l'energia, sono io che la sto creando per me stesso. Questo è fondamentale. Buongiorno Maria, questo è fondamentale proprio capirlo perché? Perché in due passi abbiamo realizzato qualcosa per noi, siamo diventati consapevoli. Oh, questa consapevolezza quindi portiamola nella propria vita, ma per tutto quello che ci prestiamo a vivere, o meglio, per tutto quello che desideriamo vivere. È inutile, come dicevo, come accennavo già le volte scorse, è inutile fermarsi a, cavolo, adesso che, per esempio, il sottoscritto oramai ha 50 anni, ah, mi piacerebbe, fare l'astronauta. Lo so anch'io che da qui al mio domani, chiaro, non lo farò mai l'astronauta, però diventare consapevoli vuol dire realizzo per me un qualcosa che ritengo anche possibile, perché no? Una casa al mare. Caspita, però adesso, sai, con i chiari di luna che ci sono, ma come faccio? Ma l'attività mi interessa realmente vivere questo tipo di esperienza? Beh, allora mi adopero. Ma mi adopero non vuol dire mi presento in banca, buongiorno, voglio un mutuo. No, non è assolutamente così. Perché? Perché prima, come vi dicevo, devo apparecchiare la tavola, prima devo realizzare con la mente e con il cuore. Oh, quindi mi devo vedere al mare e poi dove esattamente? In riva al mare? Questa casetta com'è? È una casetta di legno? È una casetta in muratura? Cioè, sta all'interno di un villaggio? Sta all'esterno? Sono io che so quello che... buongiorno Roberta, sono io che so quello che vorrei vivere. E questo, come vi dicevo, vi porta col tempo a realizzare, a materializzare quello che avete seminato, né più né meno. Bene, chiarito questo aspetto, parliamo oggi di autosabotaggio. Ora, oramai c'è già un certo numero di persone collegate. Vi chiedo, l'autosabotaggio, quando l'avete vissuto? Fermatevi un attimo, riflettete, mettetevi proprio, concentratevi un attimo, ma io, no? Vedo Laura, vedo Roberta, appunto Antonella e Sabina, moltissime altre. Fermatevi un attimo e riflettete, quando io ho vissuto una forma di autosabotaggio? Ah, buongiorno Silvia, metafora chiarissima, mio figlio ascolta e ha capito. Oh, benissimo, è un bambino, eh? Questo lo dico per tutti, per tutte le altre persone che stanno ascoltando. Ora, vi chiedevo, l'autosabotaggio, quando ritenete di aver vissuto una forma di autosabotaggio? Ah, una parola molto, molto particolare, sapete, quella dell'autosabotaggio. Ora, l'autosabotaggio in soldoni, a me piace proprio rendere le cose più, il più semplice possibile. L'autosabotaggio che cos'è? È dare una picconata al proprio piede, o se non solo a un piede, a tutte e due. Questo è picconare, questo è autosabotarsi, ma in che modo? Ora, sono tutte quelle azioni che noi mettiamo in atto per andare contro ciò che vorremmo vivere, ciò che vorremmo realizzare. Oh, quindi non sono fonti esterne, che vanno contro. Ciao Stefania, non sono fonti esterne che realizzano un qualcosa contro di noi. No, siamo noi che materializziamo qualcosa. Oh, allora, buongiorno Sonia. Materializzare qualcosa di contrario però a noi stessi, purtroppo è un'azione che spessissimo durante l'arco di una giornata noi facciamo. Pensateci, eh?
Ora, l'autosabotaggio, forme di autosabotaggio. Ora, una, la paura del fallimento. Già questo termine bisognerebbe prenderlo e bruciarlo. Il fallimento. Allora, signori, non esiste assolutamente fallimento. Noi siamo venuti su questo pianeta per realizzare, per vivere esperienze. Se noi non ce lo permettiamo di vivere esperienze, il compito che si è data l'anima prima di incarnarsi, viene a meno. Capito? Allora, il fallimento, no? Viene inteso purtroppo dalla società come un qualcosa, sai, un'azione che una persona ha compiuto, però gli è andata male, è fallita. Gli diamo un'accezione talmente negativa a questo termine, no? Che spesso veniamo, io vedo a 360 gradi, veniamo ricoperti da un'energia bassissima. Sai, quella persona là è fallita. Oppure ha vissuto un fallimento nel matrimonio. Ma guarda che non è assolutamente un fallimento. Quindi la persona che cosa ha fatto? Ci ha provato, ha vissuto esperienze, ha messo in campo tutto ciò che pensava fosse meglio mettere in quel determinato periodo di tempo. Dopo le cose non sono andate come desiderava, perché? Allora, uno è proprio la paura di questo fallimento, quindi ho paura di sbagliare. Oh. Poi, altro elemento fondamentale, non sono in grado di dire di no a chi? Ma non a me stesso, agli altri. Prendo un sacco di impegni e continuo a dire di sì a tutti. Guarda, mi fai questo, ho bisogno di quest'altro favore, ho bisogno che tu vada a prendere quello, ho bisogno che tu mi faccia... Certo, faccio tutto io. Guardate che questo, col tempo, vi porta ad un punto in cui scoppiate, ma di sicuro, dove a livello energetico vi sentite una pera cotta, dove sarete veramente fermi e non ce la faccio più. In questo modo no, veramente non ce la faccio più. Eppure gli altri verranno a tirarvi ancora la giacchetta e vi diranno: guarda, ho bisogno di questo da te, ho bisogno di quest'altro. Ecco, questa è una forma di autosabotaggio che purtroppo mettiamo spessissimo in atto. Ora, un altro elemento, mi preoccupo di continuo. Ma di che cosa? Oh mamma mia, ma andrà bene? Farò la cosa giusta? Ma se faccio questo? No, è meglio non farlo. No. Mi preoccupo, creo una preoccupazione, è un'energia totalmente contraria a ciò che io vorrei vivere. Buongiorno Francesca. Totalmente contraria a ciò che io vorrei vivere. E guardate, ecco, Daniela mi dice, io lo faccio soprattutto al lavoro, ma se lo fai al lavoro, Daniela, spesso lo fai anche nella vita che vivi al di fuori dell'attività lavorativa. E guarda che è una forma di autosabotaggio che non ti porta a nulla, anzi, ti porta a vivere molto, molto amaro in bocca. Ora, il perfezionamento, questo è un altro elemento. Molte persone mi dicono: Maurizio, però tu sei un pignolo, quando fai lavoro così di pulizia dell'auto sei sempre lì a cercare, a fare. Sì, è vero, sono pignolo, mi piace poi indagare l'energia, mi piace andare a fondo, mi piace informarmi, però mi accorgo che in alcune occasioni, è vero, ma anche fuori da quella che è diventata poi la mia vita lavorativa, quando faccio una cosa sono molto pignolo. Guarda caso, chi è stato ad insegnarmi a diventare così pignolo? Mio padre che fin da bambino mi diceva:
una cosa, e me lo ripeteva, guardate, tante di quelle volte, una cosa, quando la fai, o la fai bene, o eviti di farla. Quindi è stata una vera e propria programmazione, ma come l'ho ricevuta io, l'hanno ricevuta tutti, è una forma di, passatemi il termine, lavaggio del cervello. Quindi il perfezionamento ti porta spesso a investire un sacco di energia, un sacco di tempo, inutilmente. Quindi, perfezionamento è esso stesso una forma di autosabotaggio. Poi, investiamo sicuramente molta, ma molta, ma molta energia a criticare gli altri e a criticare, perché no, anche noi stessi. Perché dobbiamo investire la nostra energia in questo modo? Perché? Perché se io mi fermo ad osservare quello che faccio, quello che dico, come lo faccio, eccetera, eccetera, ci sono dei momenti in cui mi guardo allo specchio e poi mi dico no, non mi piaccio. Quindi, per evitare questo meccanismo, che cosa faccio? Mi concentro sui colleghi, sulle colleghe, sul capo, mi concentro su qualcuno del nucleo familiare, non mi piace il suo atteggiamento, non mi piacciono i toni che utilizza nei miei confronti, ed ecco, guarda questo, io sono andato, non so, in posta, questa mi ha detto questa cosa, quest'altra mi ha detto... Alt, ferma. Ferma tutto, stiamo purtroppo investendo in malo modo la nostra energia e potremmo investirla in un modo completamente differente. Pensate come obiettivo il raggiungimento di ciò che desideriamo vivere, la gioia, la felicità, la serenità, l'armonia, il benessere. Beh, ma per fare questo allora dobbiamo essere più concentrati in noi stessi. E su tutto quello che ci circonda, ma non per dare colpe, assolutamente. Le colpe non servono a niente. Le colpe servono per scaricare un peso, così pensiamo. È colpa sua? Non sono felice? Sei tu che devi rendermi felice, sei tu che ti devi mettere in atto per darmi la felicità. Ma no, caro mio, sei tu che hai bisogno prima di tutto di vivere felice nei tuoi confronti. Poi, una volta che tu vivi felice nei tuoi confronti, tutto il resto è una conseguenza. Quindi, vi ricordate amore per se stessi? Vi ricordate il dare di più a noi come persona, quindi il prenderci come unico riferimento per noi stessi? Questo è fondamentale. Ma se noi facciamo questo, non diamo così tutto questo peso agli altri, o meglio, lasciamo che gli altri agiscano e non siamo così critici nei loro confronti. Gli lasciamo la massima libertà di essere se stessi. Wow! E questo è importantissimo. Ora, altro elemento. Dell'autosabotaggio è sicuramente il piagnucolare o il frignare costantemente. Oh, ma la vita, oh, ma guarda, mi è successo questo, quest'altro. Oh, no, ma guarda, io non ce la faccio. Perché? Francesca mi dice: e io che ho sempre vissuto al rovescio, cioè come dici tu, pensavo di essere egoista. Essere egoisti è dare di più a se stessi. Ciao, ciao Anna Maria. Essere egoisti vuol dire dare di più a se stessi. Sano egoismo, ma questo è amore per se stessi. Ama il prossimo tuo come te stesso, né più né meno. Quindi evita di investire energia nel piagnucolare. Non ti serve a nulla. Cosa vuol dire piangerti addosso? A quale risultato ti può portare
piangerti addosso, lamentarti costantemente. Oltretutto rischi, lamentandoti e frignando costantemente, di realizzare un'energia molto pesante. E che cosa fai? Attiri a te un'esperienza che non vorresti vivere. Perché? Perché continui a dargli benzina. E quindi, così facendo, entri in quel loop mentale ed emotivo che ti porta a creare un'energia che, ahimè, ti porta lontano da quell'obiettivo che vorresti vivere. Quindi, buongiorno Terry. Sicuramente un altro elemento di autosabotaggio è il procrastinare. E qui, come vi dicevo, l'autosabotaggio è qualcosa che mettiamo purtroppo tutti in atto. E pensare, procrastinare, che cos'è? Ma perché molti lo intendono semplicemente come un beh, sai, io sì vorrei, però non so, non sono sicura di quello che vorrei vivere, di quello che vorrei fare. No, procrastinare è semplicemente un voglio arrivare a questo obiettivo, per farlo so che devo compiere questa azione, però che cosa mi dico? Beh no, adesso no, non lo faccio. Lo faccio più tardi. Lo faccio tra un'ora, lo faccio domani, lo faccio a fine settimana. Ma scusa, ma se tu sai che ti serve fare questa determinata cosa per arrivare a quell'obiettivo, perché non ti adoperi? Fallo subito. Quindi un detto sicuramente che ci aiuta è fuori il dente, fuori il dolore. Perché no? E però sai, agire così, fare, mi porta noia, mi porta, non lo so, c'è un qualcosa che, caro mio, stai vivendo semplicemente una forma di autosabotaggio. Lo vuoi? Questa è la domanda che ci si può fare allora. Ma lo vuoi realmente ottenere, non so, questo risultato di cui mi parlavi? Quindi fatti questa domanda, ogni tanto fermati. Ah, ma a me piacerebbe tanto fare questa cosa. L'esempio di cui vi parlavo prima, la casa al mare. Sì, guarda, mi piacerebbe tanto, ma non è il momento. No, allora, ti piacerebbe realmente, adoperati. Quindi crea prima di tutto dentro di te, poi, una volta che tu continui ad alimentare questa energia, stai muovendo un volano. E poi che cosa puoi fare? Bene, inizia ad andare a vedere in internet tutte le case in vendita in quella determinata zona, la zona in cui tu vorresti una casa al mare. Poi ti metti a cercare, perfetto. Dopodiché, un bel giorno, vai proprio lì, fisicamente, vai al mare, vai in quella determinata zona, vai a vedere le case, anche senza appuntamento con un agente immobiliare. No, tu guarda, vai a respirare l'aria che si respira in quella zona. Diventa più consapevole del luogo. Ah, ma io lo conosco già, ci vado lì da tanti anni, quindi non ho bisogno. No, vacci semplicemente con con il massimo distacco, ma con la curiosità. Vediamo questo posto che io già conosco da molto tempo, vediamo che cosa mi comunica. E poi passeggia, guarda le case. E intanto che sei là, magari qualcosa si muove, cosa ne sai? Mettiti a cercare tu. Quindi mettiti a cercare vuol dire, ma non da qui, mettiti a cercare vuol dire vai là, passeggia, magari trovi un cartello fuori da una casa e to, guarda caso, ha le caratteristiche esterne, no, all'occhio, che ti interessano. Quindi alla realizzazione mentale ed emotiva che continuiamo poi a fare a casa, si aggiunge un altro elemento,
la nostra permanenza per qualche ora, per una giornata, per due giorni, vedete voi, nel luogo. E questo è importantissimo. Questo vuol dire che noi entriamo in contatto con un'energia che stiamo già creando da casa, però la portiamo lì. Ma non è necessario perché noi siamo già ovunque. Sì, è vero, ma fisicamente ci portiamo lì. E quando noi saremo a casa, la realizzazione mentale ed emotiva che faremo sarà diversa. Sarà impregnata di una nuova forza. Oh, allora, un ultimo elemento che noi mettiamo in atto per realizzare l'autosabotaggio è paragonare la nostra vita a quella degli altri. Oh. Quindi, spesso non siamo soddisfatti di quello che viviamo, di quello che otteniamo, semplicemente perché? Perché guardiamo purtroppo quello che vivono gli altri e pensiamo che la vita degli altri sia tutto un wow, rose e viole. Ma lasciamo stare, lasciamo perdere. Concentriamoci di più sulla nostra esistenza. E guardate che facendo questo ne guadagniamo tutti. Quindi io posso guardare gli altri, ma con l'occhio della curiosità. Cioè, posso guardare il proprietario di casa, per esempio, che ha un macchinone, faccio io un esempio banale, che ha un macchinone particolare, eccetera, eccetera, e posso stimarlo. Perché? E dico, caspita, sono contento per te. Però posso cogliere alcuni elementi di lui, della sua persona, che, caspita, mi interessano, mi incuriosiscono. E questo mi porta a crescere. Se io invece paragono la mia vita alla sua e comincio a criticarlo, ed ecco che torniamo all'altro elemento dell'autosabotaggio, e comincio a criticarlo, e beh, e tu guarda, è questo qui, tutti i soldi che ha, ma secondo me non me la racconta giusta, questo qui va a finire che qualcosa di sporco l'ha messo in piedi. Ma perché devo cadere in questi tranelli mentali? Perché guardate che stiamo parlando di tranelli mentali. Cioè stiamo parlando di qualcosa che mettiamo in atto per non ottenere qualcosa di buono. Ma perché? Perché non concentrarsi su altri aspetti? Questo è importantissimo. Ora, adesso abbiamo visto alcune, no? Alcune forme di autosabotaggio. E guardate che purtroppo tutto questo noi lo mettiamo in atto perché? Perché abbiamo appreso un modello, oppure abbiamo appreso delle, oltre al modello, delle informazioni dai nostri genitori, quindi da coloro che ci stavano più vicino. Andiamo a rivedere un po' quello che sono le informazioni che abbiamo ricevuto fin da quando eravamo bambini. Guardate che andando a scavare nei nostri ricordi, andando proprio a ricercare che cosa abbiamo vissuto, lì troveremo molti elementi. Troveremo molti elementi che oggi si manifestano dove? Nella nostra vita, nella nostra esistenza. Quindi le difficoltà o le malattie, i malesseri o la voglia di fare, di uscire, di stare sempre fuori, oppure la voglia di stare, lasciando perdere adesso il periodo Covid, oppure la voglia di stare sempre chiusi in casa perché no, beh, ma tanto uscire, no, non me la sento, non c'ho voglia, non è bello uscire, stiamo in casa. Tutte le abitudini. Beh, come dicevo già in altra diretta, noi abbiamo appreso un modello e abbiamo appreso una serie di informazioni. L'autosabotaggio purtroppo in parte è trasmesso come modello e come informazioni. La forma principale di autosabotaggio noi la viviamo perché? Perché non amiamo assolutamente la novità. Oh.
la novità. Quanti di noi amano la novità? Chiedetelo, ma io amo la novità. Oppure amo starmene tranquillo, sereno, qui nel mio orticello, oppure nella mia acqua ristagnante, che sì, vorrei un altro tipo di acqua, però oramai la conosco talmente bene. Non è che mi piaccia così più di tanto, però me la faccio andare bene. Ma caspita, questo è autosabotaggio. Tu sei venuta qui per vivere esperienze. La novità è l'esperienza principale che noi possiamo vivere per donare a noi stessi che cosa? La crescita. Cioè, buongiorno Manuela, se noi viviamo sempre le stesse esperienze, cosa stiamo qui a fare? Perché non cambiare, dicevo nella scorsa diretta, le nostre abitudini? Cavolo! Cambiare abitudini vuol dire faccio una determinata cosa, la faccio sempre alla stessa ora, tutti i giorni, costantemente. Faccio lo stesso percorso per andare al lavoro, non cambio mai. Ma perché? Ma perché? Prova a cambiare. Ma anche se ci metti 5 minuti in più per andare a lavorare, cosa vuoi? Ti alzi prima. Quindi, buongiorno Silvia, quindi prova ad alzarti prima al mattino. Prova. E fai un'altra strada. Permettitelo. Sei tu che ti puoi dare il permesso, non sono gli altri. Però sai, 5 minuti in più di sonno, caspita. Allora cambia le abitudini che vivi proprio al mattino appena alzata. Quali sono? Tu lo sai, tu ti conosci. Cambia. Cambiale quelle abitudini. Quindi prova. Se tu inizi a cambiare le abitudini, diciamo banali, quelle più piccole, sarai poi più aperto per cambiare le altre abitudini, quelle più importanti. Ora, vogliamo, oltre ecco, a non amare le novità, perché portiamo proprio avanti la forma di autosabotaggio, beh, vogliamo sempre avere il controllo. E questo è un elemento che se noi imparassimo a lasciare andare e affidarci, affidiamoci, ma a chi? Prima di tutto a quello che noi realizziamo. Ma se ho sempre realizzato forme di autosabotaggio, caspita, devo stare attento. Va bene, allora da oggi cerca di diventare più consapevole di ciò che stai creando. Domani raccoglierai quello che hai realizzato ieri. Quindi, e oggi naturalmente, quindi, dai a te stesso questa grande possibilità. Ma basta il controllo, ma cosa caspita devi controllare? Ho capito, se sei un ingegnere, cavolo, è chiaro che devi controllare. Ma il controllo ci porta a tenere chiuso. Se noi teniamo chiuso, noi ci stiamo chiudendo alle varie possibilità e sono infinite, credetemi, non lo dico poi io, guardate che queste informazioni, perché non sono semplicemente informazioni quelle che io sto lasciando, sto condividendo, guardate che noi no, viviamo per quello che, come già detto, realizziamo, ma se noi ci chiudiamo completamente, mettendo in atto tutto il controllo, quindi no, io desidero vivere questa esperienza, però mi deve arrivare in questo modo, deve arrivare in quest'altro modo e deve arrivare in quest'altro modo. No, ma lascia stare, ma cosa ne sai di come ti arriva? Cioè, un esempio banale, ma tanto per renderlo più comprensibile. Intendo andare, mi piacerebbe andare a vivere a Roma. Perfetto. Allora, sì, però io chiedo alla persona, a Roma, ma dove esattamente? Oh, non lo so, però mi piacerebbe andare a vivere a Roma. E va bene, allora,
Allora saremmo tentati di dire: andiamo a Roma con, io voglio andare a Roma con la macchina, deve essere piena zeppa di bagagli, di mobili, il furgone, ci deve essere tutto, io faccio un solo viaggio, prendo l'autostrada, devo pagare questo, devo... No, ma lascia perdere. Chiediti semplicemente a Roma, ma dove vorrei andare a vivere? In città o fuori città? Quindi già questo ti porta a considerare qualcosa in più e ti porta a diventare più consapevole e ti porta a creare un'energia, no? Più fine. Fatto questo, lascia perdere di come tu ci arriverai a Roma. Tu non lo sai se ci andrai col monopattino, in bicicletta, a piedi, in treno, in aereo. Non lo sai, lascia perdere. Il tuo desiderio è proprio quello di andare a vivere a Roma. Quindi realizza che cosa? Tu sei già là. Vediti là. Quindi evita di controllare tutto il resto. E questa è la parte più importante, eh? Se noi cerchiamo di realizzare come l'universo ci dovrà portare questa esperienza, guardate. Stiamo combattendo contro i mulini a vento. Lasciamo perdere. Realizziamo semplicemente là, quella casa, là, a Roma, va bene, lì, in città, perfetto. E poi mi vedo là. Io mi realizzo dove? Là, mi vedo, mi immagino, mi visualizzo già a Roma. Dove? Davanti al Colosseo, davanti alla Fontana di Trevi, eccetera, eccetera. Sono già là e mi immagino costantemente là. Il come ci arriverò a Roma non me ne importa nulla. A me importa semplicemente trasferirmi là. Eccola la differenza. E quindi facendo questo, il controllo viene a meno. Quindi, se il controllo viene a meno, guardate che voi state aprendo i portoni del Duomo di Milano. A chi o a che cosa? Infinite possibilità di arrivare a voi. Quindi approfittate della vostra forza creatrice, ma approfittate di che cosa? Dell'abbondanza dell'universo. Quindi lasciate perdere il controllo, non serve a niente a nessuno. Quindi un altro invece elemento, sempre forme di autosabotaggio. Tiriamo in ballo ancora le cattive abitudini. Cattive abitudini quali sono? Beh, ognuno di noi purtroppo le coltiva. Maria Romana mi dice, quindi bisogna focalizzarsi solo sull'obiettivo, vedendolo come già raggiunto, senza guardare i vari ostacoli. Bravissima, però magari vedere gli ostacoli ci aiuta a capire se la cosa è giusta da fare. No, assolutamente no. Se tu vedi gli ostacoli, stai creando gli ostacoli. Quindi lascia perdere. Tempo fa, venne da me un ragazzo molto atletico, appassionato di roccia, di montagna, andava a scalare spesso e quindi mi ricordo, insomma, questo ragazzo parlando mi disse, sai, a volte mi succede, perché eravamo entrati proprio nel discorso di creare per se stessi, immaginare, visualizzare, eccetera, eccetera. Beh, questo ragazzo mi disse, cavolo, adesso Maurizio che mi fa riflettere, quando io, prima di andare a scalare, mi immagino di partire dalla base, insomma, della parete che dovrò affrontare e poi mi immagino piano piano di arrivare su, io arrivo su tranquillo. Quando poi affronto il ritorno, la discesa, ma non l'ho visualizzata, mi capita molte volte di incontrare degli ostacoli non indifferenti. Oh, allora, un altro elemento dovete sapere, anni fa avevo visto un programma su
DJ Television. Beh, parlavano di sport estremi. A quanto pare andare sull'Everest o sull'Himalaya, non ricordo bene adesso, è una sorta di roulette russa. Cioè, sembra che il 40% delle persone che cercano di andare là sopra non torna più. Io quando ho sentito questo dato dico, caspita, ma allora una persona, un uomo, una donna, ma cosa sono? Dei matti? Pensate il 40%. Guardate che è una percentuale altissima. E quasi stiamo parlando di quasi la metà. Però perché? Il dato che poi è emerso è questo, sono moltissime persone si visualizzano, no? Per la salita. Si vedono salire, si vedono arrivare su in vetta con una gran fatica, facendo le fatiche più immani. Bene, buongiorno Ivan. Ma la maggior parte di queste persone che poi purtroppo non tornano indietro non hanno creato il loro ritorno e tantomeno non si sono viste dopo qui, non si sono più riviste nella propria casa, nella propria vita quotidiana, eccetera, eccetera. L'obiettivo principale e unico era quello, arrivare in vetta. No, bisogna anche creare il ritorno, bisogna creare, ma senza crearsi gli ostacoli, senza vedere gli ostacoli davanti a sé, perché se no siamo noi a crearli. Allora, noi creiamo che cosa? Creiamo una strada per noi, un percorso che è costellato di obiettivi. Bene, io vorrei andare. Vorrei realizzarmi questa casa al mare, beh, ma io allora non realizzo che la banca mi nega il mutuo. Cavolo, questo sarebbe l'ostacolo principale, no? Oppure non vado a realizzare una casa che poi mi viene giù per una tempesta. Assolutamente. Quindi non vado a creare io gli ostacoli. Io mi vedo semplicemente là, felice, sereno, che mi abbronzo. Desidero la piscina esterna? Perfetto, benissimo. Ho la mia casa al mare, sono già lì tranquillo, sereno, spaparanzato con la mia bella bevanda, mi sto prendendo il sole in piscina. E basta. Questo è creare senza creare forme di autosabotaggio. Capite qual è la differenza? Evitiamo di creare questi ostacoli, non ne abbiamo bisogno. Ora, autosabotaggio lo viviamo anche perché spesso pensiamo di non meritare qualcosa di buono. Quindi, di niente, Maria. Il controllo è anche visto come una forma di autosabotaggio. Caspita, certo. Sì, sicuramente. Allora, se noi siamo controllori, siamo anche schematici, di sicuro. Ma la schematicità, però, se io non la metto in atto, insomma, è tutto fuori controllo. Caspitina, ma lasciati andare. Magari ti arriva un qualcosa a livello esperienziale che non hai mai concepito e lo vivi in un modo meraviglioso. Ma cosa ne sai? Quindi evitiamo di controllare costantemente. Il pensare di non meritare può essere anche inconscio? Oh sì, ma Cinzia, da chi arriva questa forma inconscia di pensare? Da chi arriva esattamente? O da quando cominciamo a realizzare questa forma pensiero? Non me lo merito. Da quando siamo bambini, purtroppo. Perché? Perché qualcuno vicino a noi ci ha insegnato che non meritiamo.
Oh. E allora, se me lo ripetono una volta, due, 10, 20, eccetera, eccetera, io cresco con la convinzione che non me lo merito. Non mi merito di vivere l'abbondanza? No, non me la merito, no. No, non sono stato abbastanza bravo, non merito l'amore, no, di una donna, non merito l'amore dei miei figli. No. Ma perché non dovresti meritartelo? Caspita, tu ti meriti tutto il bene dell'universo. Wow! Questa è, io penso, l'affermazione che noi dobbiamo arrivare a fare tutti i giorni. Merito il meglio dell'universo. Maria Romana dice, spesso non si è abituati a ricevere qualcosa di buono dagli altri, diventa una sorta di abitudine mentale. Bravissima, ma vedi che tiriamo spesso, sentito? Noi tiriamo spesso in ballo gli altri, ma perché tu dovresti ricevere qualcosa dagli altri? Perché invece non dovresti dare qualcosa di più tu alla tua persona? Quando noi siamo più concentrati sugli altri e su quello che gli altri ci devono dare, viviamo nell'aspettativa. E quando viviamo nell'aspettativa, guardate che non riceviamo mai nulla di buono, anzi, ci allontaniamo spesso dall'obiettivo che vorremmo raggiungere, vorremmo ottenere. Quindi, lasciamo perdere gli altri. Tu che cosa puoi fare di più per te stessa, Maria? Quindi, lasciamo perdere l'aspettativa, lasciamo perdere il controllo. Io cosa posso fare oggi di più per me stesso? Pensaci, concentrati di più sulla tua persona, sul tuo benessere e lascia perdere gli altri. Gli altri saranno semplicemente accompagnati a fare di più per te. Ma quando? Quando tu ti ami di più, quando tu fai di più per te stessa, allora vedrai che sarà una conseguenza. Guardate, è matematico, e quando vengono da me le persone, no, che mi dicono, però Maurizio, io ti vedo sereno, tranquillo, sempre, no? Perché l'erba del vicino è sempre più verde. Però, come faccio io a fare quello che dici tu? Come faccio? Semplicemente questo, rivolgi più attenzione a te stessa. Vivi il sano egoismo. Come dicevo in altre dirette, vivere il sano egoismo è prima vengo io, dopo vengono gli altri. Ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, ecco perché questo pensare di non meritare mina quello che noi vorremmo ottenere. Elise Baietta dice, concordo con il lasciarsi andare, ma come si fa a non prevenire eventuali inconvenienti? La valutazione del rischio si fa in ogni situazione. Questo ce l'hanno insegnato, è schematicità. Paolo invece mi dice, cosa si può fare se i nostri obiettivi non sono chiari o contraddittori? Oh, Paolo, questo è, prima di tutto, come dicevo prima, dobbiamo apparecchiare la tavola. Quindi dobbiamo diventare più consapevoli di quello che noi desideriamo vivere. Quindi, quando noi diventiamo più consapevoli di ciò che intendiamo vivere, guarda che diventa tutto più chiaro, più lineare. Quindi la valutazione del rischio, invece, ci porta a materializzare per noi che cosa? Un percorso lastricato proprio di problemi, difficoltà. Ma io mi vedo già là, all'obiettivo. Non me ne frega niente di come ci sono arrivato. Mi vedo già lì. Immaginatevi, chiudete gli occhi un attimo, fermatevi. Adesso moltissime persone mi dicono, ma io non so visualizzare, io non so. No, non è vero, tutti immaginiamo, tutti, perché la mente funziona in questo modo, attraverso immagini. Quindi provate a chiudere gli occhi. Immaginatevi al mare. Adesso, tranquillamente, la brezza marina, siete lì tranquilli, sereni, c'è un bel sole, siete rilassati,
state benissimo e siete felici con la persona che amate, oppure se preferite da soli. Quindi state lì, godetevi questo momento di pace, di tranquillità, di serenità. Questo è. In questo momento voi siete al mare. Bene, io non vi ho detto pensate al percorso che voi dovete fare per arrivare al mare, pensate che vi dovete poi fermare all'autogrill per fare pipì o per fare benzina o per fare qui, no, perché poi se c'è coda ci sono 4 chilometri di... No, quindi vedetevi là. Quindi sì, Silvia, obiettivi chiari, ma aperti alle possibilità, esatto. Esatto. Me lo insegni tu, Silvia. Sei, mi permetto di dirlo, sei una persona, mi sembra di aver capito, che si è spostata parecchio nella propria vita, che dalla Svizzera si è spostata all'Italia, adesso dall'Italia si è spostata in Olanda. Quindi, come mai? Tu lo sai, come mai dall'Italia ti sei spostata in Olanda. Ma lo hai fatto utilizzando questo e questo? Sicuramente. Se no non ci saresti mai andata. Ora, in questo modo, se noi creiamo e ci immaginiamo felici, sereni, contenti, oh, allora, Daniele addirittura mi dice io ti adoro, mi hai fatto andare al mare in 2 secondi. Beh, allora Daniele, poi ci inviterai a tutti, eh? Però evita di adorare qualcuno, adora te stessa, che è la cosa più bella che puoi fare e più importante, adora te stessa. Quindi prenditi come unico riferimento per te stessa. Sì, poco fa io vi ho invitato a creare questa piccola esperienza visiva, quindi siete andati al mare, eravate lì, ma in che modo? Felici, sereni, rilassati, con una bevanda, scherzavo, sì, certo, Daniela. Però in questo momento, creandolo, voi guardate che avete proprio realizzato dell'energia. Dov'è adesso questa energia? È qui intorno a voi, non solo, è nell'etere. E dove sta andando? Sta andando. E prima o poi, se voi continuate a realizzarla, tutta questa energia si materializza. Quindi è per questo che la diretta di oggi l'ho proprio cominciata dando una risposta, no, ad alcune domande che mi erano arrivate per le altre dirette. Preparare la tavola, caspita, vuol dire adoperarsi per cosa voglio mangiare? Allora da lì so benissimo quale tipo di piatto andrò a mettere in tavola e so benissimo quale tipo di posata mi servirà. E questo vuol dire tanto, eh? Vuol dire diventare consapevoli di quello che io voglio, desidero mangiare oggi. Quindi è chiaro che se io metto giù il cucchiaio non metterò mai un piatto liscio, perché la minestra su un piatto liscio, beh, normale, no? Perfetto. Quindi, diventare consapevoli è proprio questo. Vuol dire, so che voglio ottenere, voglio raggiungere questo obiettivo. Perfetto. Ma non starò impegnato più e più ore al giorno con no, voglio raggiungere, voglio ottenere, no. Oppure con le affermazioni positive. Allora, io voglio la casa al mare, io voglio la casa al mare, io voglio la casa al mare. Allora, se fate così, sicuramente impazzite. È vero, ci sono alcune teorie che ci insegnano che se ripetiamo costantemente delle affermazioni entro 21 giorni, queste riescono ad entrare dove? Nel nostro inconscio. Sappiamo benissimo che poi l'inconscio che gestisce tutto, però facciamo invece un'altra cosa che ha una potenza assurda. Realizziamo in questo modo, semplice, immaginiamoci.
Perché quando visualizzo qualcosa che voglio mi scatta la lacrima? Perché? Emozioni. Ora, questo visualizzi qualcosa, che cosa intendi dire per sto visualizzando qualcosa? Tu stai realizzando un'immagine, però questa immagine la stai realizzando andando a prendere tutti i dati che hai nella tua memoria, nei tuoi file. Vuol dire che tu vai a pescare in quelli che sono tutte le esperienze che tu hai vissuto nel tuo passato. Che cosa vuol dire per te visualizzare qualcosa che vuoi e ti scatta la lacrima? Vuol dire andare a pescare anche a livello emotivo da qualche parte. Ora, a te, allora Daniela, vedi, ecco, quello che tu puoi fare, visto che ti scatta facilmente la lacrima, vai a pescare immagini ed esperienze positive. Oh, ma mi crea gioia. Allora vedi, allora adesso è già più chiaro, ti crea gioia vuol dire che tu stai andando a pescare proprio a livello emotivo dove? Qua, nel cuore. Ti crea gioia. Ma guardate che questo è realmente una bomba atomica, eh? Il pensiero, la forma mentale con la forma emotiva ti porta a vivere emozione, wow! E questa emozione, guardate che ha una forza incredibile, dona a tutto quello che noi vorremmo arrivare a vivere, dona più energia e si materializza più in fretta. Quindi vuol dire, stai, impegna più energia in questo modo. Emozionati costantemente, ma realizzando costantemente quella visualizzazione. Non cambiare, non dare attenzione, perché un'altra forma di autosabotaggio è realizzo questa immagine, per esempio del mare, tanto stiamo utilizzando questo esempio oggi, realizzo questa visualizzazione, dopo 10 minuti mi vedo, per esempio, mi immagino sulla macchina dei miei sogni. No, lascia stare. Evita una cosa alla volta. Realizzare una cosa alla volta vuol dire prima mi concentro sulla casa al mare e rimango lì e la coltivo, io mi ci vedo lì. Quindi la vedo col giardino, non la desidero col giardino, con la piscina, desidero solo un appartamento. Tu lo sai quello che desideri, vediti lì. Ecco perché... Buongiorno Maria. Ecco perché noi creiamo energia. Il pensiero di per sé stesso ha una forza molto limitata. Quando il pensiero invece è collegato alle emozioni, guardate che state realizzando un mix letale. Quindi, per la fisica quantistica, dai 3 mesi ai 6 mesi e ottenete il risultato. Guardate che velocissimo, eh? Anzi, con l'energia attuale in movimento, anche prima, spesso, anche prima dei 3 mesi. Però vi ricordo, fatelo tutto questo col massimo distacco. Ora, devo salutarvi, purtroppo è già passato un'ora, così velocissimo. E vi do appuntamento al prossimo mercoledì, ore 10, sempre su Bridge of Light. Vi ringrazio tutti. Se poi avete delle domande in merito a quello di cui abbiamo parlato oggi, scrivetemi, tanto mi manderete, come fate di solito, le vostre domande su Messenger e io rispondo. E poi saranno magari spunto proprio per anche la prossima diretta. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata. Ciao!